Bentornati su Bikerella, siamo sulle tracce dell'Orient Express con 77 Roads. Oggi vedremo la Transfagarasan, il sogno di ogni motociclista. Gli orsi sul ciglio della strada. Alba Iulia, una città di origine romane. Sibiu, una città fondata dai sassoni. E il monastero di Curtea d'Argeș, sito candidato a patrimonio UNESCO. Quindi partenza da Alba Iulia, sosta a Sibiu, poi via verso Cartișoara, dove imbocchiamo la Transfagarasan fino a Curtea de Argeș, per poi finire la giornata nella città medievale di Brașov. Ieri abbiamo chiuso così. Adesso andiamo ad Alba Iulia in hotel e poi con le ultime forze la visita della città. Bugia! Però il giorno dopo abbiamo recuperato la visita di Alba Iulia. Buongiorno, oggi cominciamo la nostra giornata con la visita della città di Alba Iulia, che è considerata una delle città più belle della Romania. Andremo in Plaza Cetati, che sarebbe la piazza della città, dove affacciano gli edifici più importanti. Questa è la cattedrale cattolica romana, che è il più prezioso monumento medievale di tutta la Transilvania. Questa invece è la cattedrale ortodossa della Riunificazione. È uno dei più importanti monumenti religiosi di tutta la Transilvania. Si sta svolgendo un rito mentre noi siamo qua. Andiamola a sentire. Siamo nella parte della cittadella fortificata. È molto interessante che questa cittadella abbia una forma di stella. Andiamola a vedere. Le tappe di oggi poi prevedono un'ulteriore sosta alla città di Sibiu e poi fare la Transfăgărașan, la cosiddetta strada della follia del dittatore. E oggi il tempo però non è come ieri, un po' nuvolo, però speriamo che tenga e che non piova. Eccoci a Sibiu, nel cuore della Transilvania. Pare che questa città sia stata fondata dai sassoni. Infatti attualmente costituiscono ancora l'1% della popolazione, perché per un periodo ha fatto parte dell'impero austro-ungarico. Poi, dopo la Seconda Guerra Mondiale e l'annessione di questo territorio al Regno di Romania con l'istituzione del regime comunista, pare che la maggior parte dei sassoni sia ritornato in Germania. Un'altra curiosità, le vedi queste feritoie? Stanno dentro. Si dice che queste feritoie servivano per spiare le persone, soprattutto durante il regime comunista c'era questa idea. In realtà è un sistema di aerazione. Qui invece siamo. Ponte delle bugie. C'è una leggenda su questo ponte che dice che chiunque passi su questo ponte e dica una bugia, caschi di sotto. Quindi sta attento alle domande che ti faccio. Qua inizia la Transfăgărașan, una strada molto famosa in Romania. Ci troviamo nella regione della Transilvania. Questa è la seconda strada più alta della Romania. Supera i 2000 metri sul lago di Balè. È detta anche la strada della follia del dittatore perché è stata fatta costruire da Ceausescu negli anni 70 per paura di un attacco dell'Unione Sovietica. I lavori sono durati solo 4 anni, ma è costata molto anche in termini di vite umane.
ricevuto un messaggio sul cellulare che ci avvisava della presenza di orsi in zona e in effetti ne abbiamo già visti due. Siamo davanti al monastero, che è la chiesa episcopale di Tea de Arges. È stata costruita nel 1500 in stile bizantino. Tra l'altro, in questa costruzione di questo edificio c'è una leggenda. Dice che questo edificio è stato costruito da un certo Manolo. Questo Mastro Manolo, con soli 10 operai, ha costruito quest'opera così bella. Ma la costruzione non fu così facile. Infatti si narra che i muri costruiti di giorno crollavano ogni notte, finché un operaio sognò che per la realizzazione dell'opera ci doveva essere un sacrificio di una donna. E allora decisero che la prima donna che avrebbe bussato alla porta il giorno dopo sarebbe stata sacrificata. Purtroppo la mattina del giorno dopo fu proprio la moglie di Mastro Manolo a bussare alla porta della chiesa. E quindi in lacrime Mastro Manolo ha murato dentro sua moglie viva come sacrificio per avere un'opera poi bellissima. Retro ci sono anche le spoglie di una santa bambina molto famosa in Romania che è anche oggetto di pellegrinaggio di tanti fedeli. Le spoglie della santa bambina sono in questo edificio alle mie spalle che sta proprio accanto al monastero e dentro c'è una piccola tomba dove alcuni fedeli si piegavano a baciarla e a pregare. È davvero una santa molto sentita, molto seguita. C'è un'aria effettivamente di devozione che si respira quando si entra dentro. Accanto all'edificio c'è quest'area dedicata ai ceri votivi. Ora andiamo via. L'ultima tappa della giornata è Brasov. Nella regione della Transilvania, bellissimo, un paesaggio spettacolare, le casette piccole, graziose, tantissimo verde, veramente vale la pena. Siamo diretti a Brasov, destinazione finale.